del 2023, mentre le colonne in arancione rappresentano le precipitazioni nell'arco totale degli ultimi 20 anni. Allo stesso modo le righe continue rappresentano le temperature massime, quelle sotto, le temperature minime, quelle sotto di quest'anno, mentre le righe tratteggiate le temperature massime e minime della media storica degli ultimi 20 anni. Andiamo a vedere cosa è successo questa primavera. Possiamo vedere che tutto marzo e anche la prima e la seconda decade di aprile le precipitazioni di quest'anno sono rimaste molto contenute. Questo da una parte ha permesso la preparazione di un bollato in sera, anche nei terreni diciamo che si incurano pesanti. Tuttavia questo era l'aspetto della siccità che c'è stata nel 2022. Le cose poi sono cambiate nella terza decade di aprile fino a tutto maggio, dove le precipitazioni sono state in certi casi anche ben oltre la media storica. Questo che influenza ha avuto? Chi aveva già seminato in asciutta ha avuto un vantaggio in quanto le molecole d'azione antigerminello sono state attivate egregiamente, mentre chi non aveva ancora effettuato delle semine in asciutta nei terreni più pesanti si è dovuto convertire alla semina in acqua, perché chiaramente per impossibilità di accesso al campo. Per quanto riguarda le temperature, vediamo che nella terza decade di marzo, abbiamo un picco, un aumento delle temperature massime rispetto alla media storica, e nella prima di aprile una riduzione delle temperature minime rispetto alla media storica. Questo può aver influenzato le false semine, l'emergenza delle erbe infestate nelle false semine, comunque in minima parte, perché sono sempre a cavallo tra marzo e aprile. In particolare nella seconda decade di maggio abbiamo avuto questo picco negativo delle temperature massime, e questo ha influenzato in maniera negativa le semine in acqua, nei primi stadi vegetativi della coltura. Il momento più delicato. Cosa è successo in estate? Possiamo dire che le precipitazioni, come vediamo, sono rimaste abbastanza presenti, un po' contenute tra giugno e luglio, e le temperature sono rimaste abbastanza in linea con la media storica. Questo ha permesso chiaramente ai diserbi di essere molto efficaci, molto efficienti. Per quanto riguarda invece le precipitazioni da luglio ad agosto, abbiamo due picchi, qua non si vede bene, abbiamo questo picco qua di agosto che rappresenta il secondo evento estremo meteorologico, quindi l'evento grandinigero che si è abbattuto. Il primo evento grandinigero si è verificato nella terza decade di luglio. Per quanto riguarda invece le temperature, abbiamo qua un picco nella seconda decade di agosto che ha superato i 30 gradi. Questo può aver influenzato lo sviluppo del plusone contenendolo parzialmente. Mentre questo picco qua nella prima decade di agosto, delle temperature minime più inferiori rispetto alla media storica, qua non si vede mai circa 16,8 gradi, quindi può aver influenzato in una certa maniera andando a creare la serenità al freddo. Per quanto riguarda l'autunno, per quanto riguarda le temperature, vediamo che c'è un andamento che si ritrova spesso negli ultimi anni, ovvero delle temperature sia massime sia minime superiori alla media storica. Questo permette in particolare nei cicli seminati più tardivamente di concludere il ciclo culturale in modo efficace. Le precipitazioni non sono state particolarmente presenti e di conseguenza non hanno ritardato o comunque intralciato troppo le operazioni di raccolta. Vi ringrazio per l'attenzione, ora passo la parola al mio collega, il dottor Luca Bertone, che vi presenterà la sua presentazione.